Fermati, che passo io. Sempre allegra, signorina. Sempre. Mio padre è uscito? No, gli ho portato la posta io un'ora fa. Non capisco. Gli ho telefonato, non risponde. Papà? Papà? Meno male che siete arrivati in tempo. Non ci sarà pericolo, dottore. No, c'è appena un principio di intossicazione che non potrà portare alcuna conseguenza. Non si preoccupi se sarà un po' stordito. Ha bisogno solo di riposo. Ecco, gliene dia un cucchiaio ogni ora. Sì, dottore. Scusi, signorina, il nome di suo padre? Cesare Fanti. Professione? Impiegato di banca. Ma perché mi domanda queste cose? È per il rapporto che devo presentare alla questura. Il rapporto alla questura? Già, in questi casi siamo obbligati, capirà. Potrebbe trattarsi di un tentativo di suicidio. Pronto? No, mi dispiace, il signor Moretti non c'è. Chi è? Un momento. Ah. La signorina Fanti. Ah, dia qua. Mi scusi tanto, Elena. No, no, per lei ci sono sempre. Senta, Moretti, avrei bisogno di parlarle. Sì, con molto piacere, Elena. Non so, quando vuole lei? Adesso? Oggi stesso. No, è inutile che le dica per telefono. È necessario che la veda. Subito? Va bene. Tra 10 minuti sarò da lei. Vada, vada pure, signorina. Era la figlia di Fanti. Mi chiama d'urgenza. Vuol dire che la bomba è scoppiata. Oh, tu hai venduto tutto in borsa? Sì, tutto. Come tu avevi ordinato. E adesso la cara Elena si rivolge a me. Lei aveva degli affari con mio padre. Ed è appunto per quegli affari che mio padre ha sottratto il denaro della banca. Io non voglio responsabilità che non mi spettano. Suo padre non si accontentava dello stipendio. Lui aveva bisogno di denaro, di molto denaro e rapidamente. Lui si è rivolto a me, io l'ho sconsigliato, ma lui ha insistito. Probabilmente lo faceva per lei. Non voleva che anche lei fosse costretta a lavorare. Lo so, povero papà, me lo diceva sempre. Io non ho voluto negargli il mio appoggio. Gli ho dato la possibilità di combinare qualche piccolo affare che si è risolto felicemente. Ma suo padre ne ha voluto tentare degli altri, sempre più importanti, sempre più impegnativi. Si serviva del denaro della banca, era un gioco pericoloso. Io ho cercato di metterlo in guardia, ma lui non ha voluto darmi ascolto. Cos'è accaduto? Ha rischiato una somma molto forte, parecchi milioni. Un affare assurdo, disastroso. Ha perduto e non può restituire il denaro alla banca. Ecco, questa è la situazione. Non ci abbandoni. Lei può, lei deve aiutarci. È amico di mio padre, è stato sempre nostro amico. Sì, ma anche l'amicizia ha dei limiti. Vede, qui non si tratta di aiuto. Lei mi chiede di regalare a suo padre dei milioni perché possa colmare l'ammanco. Milioni che io non vedrò mai più. E allora perché dovrei farlo? Già. Ha ragione. Perché dovrebbe farlo? E allora? Allora, non so che dirle. Chieda aiuto al dottor Aureli, il suo fidanzato. Al mio fidanzato? Sì? No, no.
Certi sacrifici non si chiedono agli amici, si chiedono ai parenti o a coloro che stanno per diventarlo. Il mio fidanzato non può aiutarmi. E poi, anche se potesse, non mi rivolgerei mai a lui. E perché? Perché non voglio che nel nostro amore entrino questioni di interesse. Capisco. E invece lei con me non ha di questi scrupoli. È giusto. Tra noi possono esserci soltanto questioni di interesse, è vero? Ma no, non volevo dire no, questo. Non cerchi di giustificarsi. Una volta io le chiesi se lei voleva diventare mia moglie. Ha dimenticato? No, ma le ho risposto francamente che amavo un altro. Ah, già, un altro. Ma quando però lei ha bisogno si rivolge a me. E io dovrei sborsare dei milioni perché suo padre non finisca in galera e perché lei possa sposare l'altro. No. Mi dispiace, signorina, ma io non sono abbastanza generoso per fare queste parti. Va bene, non importa. Mi scusi se l'ho disturbata. Elena, io le rinnovo la mia domanda di allora. Vuole diventare mia moglie? Ma io... Lo so. Io le chiedo di lasciare lui e di sposare me. Se lei accetta, io tolgo dai pasticci suo padre. Ma come può farmi una simile proposta? Già, lei ama quell'altro e non ha nessuna simpatia per me. Io non mi faccio illusioni. Io la desidero, io la voglio. Mi si presenta l'occasione e io ne approfitto perché lei mi piace. Perché lei mi è sempre piaciuta. E crede che io possa accettare? Mi pare che suo padre abbia poco da scegliere. O il suicidio o la galera. Allora è un ricatto. No, nessun ricatto. Lei mi chiede un aiuto e io sono disposto a darglielo, però ho una condizione. Spetta a lei accettare o rifiutare. Non accetterò mai. Mai, capito? Va bene, come vuole. Non so però se il suo fidanzato sarà disposto a sposare la figlia di un ladro. Elena! Papà, sta calmo. Non ti agitare così. Guardami, sono Elena. Sentimi, figlia mia. Sì, papà. Te lo chiedo come una grazia. Lasciami morire. Io non voglio finire in carcere. Ma che dici, papà? Povera figlia mia. L'avevo fatto per te, sai. E invece ti ho rovinato. No. Su, bevi questo e sta calmo. Vedrai, tutto si accomoderà. No. È impossibile. No. È possibile. Sono disposta a diventare sua moglie. Pronto, Elena? Ma che fai? È più di mezz'ora che ti aspetto. Stavo appunto per telefonarti, ma mi è impossibile muovermi. Ma no, niente di importante. Devo occuparmi di una cosa per mio padre. Domani. Ci vediamo domani. Va bene, alle 7, a casa tua. Ciao. Ciao. Ti ho visto arrivare. Sono in ritardo? No, puntualissima. Ho messo il tuo disco preferito. Grazie. Ho anche preparato il tè, già bolle.
Togliete il mantello. No, no, lascia. Perché? Usciamo, non restiamo qui. Ma dove vuoi andare? Non so, fuori, in un posto dove ci sia gente. Ho bisogno di svagarmi, di stordirmi. Sei di cattivo umore? No, no, tutt'altro, sono allegrissima. È per questo che voglio divertirmi. E questa musica è troppo triste. Voglio sentire una musica gaia, vivace. Va bene, come vuoi. Ho sete, ho tanta sete. Ma ti farà male, hai già bevuto molto. Hai paura che mi ubriachi? Se continui così. Te l'ho detto. Voglio stordirmi. Che cos'hai questa sera? Non ti capisco. Sono allegra. Ma perché mi guardi così? Non ti piaccio quando sono allegra? Sì, sì. Sì, ma non so. Sei diversa dal solito. Ho come l'impressione che tu voglia nascondermi qualcosa. Ma no, cosa vai a pensare? Elena, fra qualche settimana tu sarai mia moglie. Io devo sapere tutto di te, come tu sai tutto di me. Fra due persone che si vogliono bene non possono esserci segreti. Tu sei veramente sicuro che ci sposeremo? Perché mi dici questo? Ho scherzato. Su, balliamo. Vieni, balliamo ancora. Non potrò mai dimenticare questa serata. Sono state le ore più belle della mia vita. Ne avremo delle altre, ugualmente belle. Sì, delle altre. Dove siamo? Vicino a casa tua. Già arrivati. No, non muoverti. A domani. Addio, Guido. Elena. Elena.
Buongiorno, Elena. Buongiorno. Lo sai che parto? Sì, lo so, me l'ha detto la cameriera. Non ti interessa sapere dove vado? Aspettavo che tu me lo dicessi. Vado a Firenze per affari. Starò via 3 o 4 giorni. Va bene. Non ti dico questo perché tu mi scriva. Scenderò al solito albergo. Ma se vi fosse qualche cosa di urgente... Ciao, piccolina. Cosa vuoi che ti porti papà da Firenze? Una bambola? No, la bambola già ce l'ho, non la voglio. Allora ti farò un'improvvisata, eh? No, l'improvvisata non la voglio, voglio un orsacchiotto. Va bene, avrai l'orsacchiotto. Contenta? Senti, Elena. Che vuoi? Mi era venuta un'idea. Perché non vieni a Firenze con me? Io? Bene, se proprio lo desideri. Ecco la tua solita risposta. È da quando ci siamo sposati che non sai dirmi altro. Ma io non voglio che tu faccia quello che desidero io, capisci? Ne ho abbastanza di vederti pronta a fare soltanto quello che desidero io, capisci? Mi rimproveri anche per questo. Sì. Ora che tuo padre è morto, puoi anche pensare che tutto sia finito e che il tuo debito verso di me sia completamente saldato. Non gridare così, ti prego. Cos'è? Ti preoccupi per la bambina? Io no. Mi dispiace soltanto che non capisca ancora. Io ti ho sposata perché ti desideravo. Tanto. Ma adesso, vista da vicino, sei come tutte le altre. Anzi, forse tu sei peggiore delle altre. Però sei mia moglie, porti il mio nome. E io voglio che tu rimanga qui, legata a me. E più questo legame ti fa soffrire, più io ne sono contento. Basta! Basta! E piangi. Piangi pure. È la mia vendetta per il tuo orgoglio e per la tua presunzione. Addio. Mammina, perché papà ti fa piangere? Sì, sono io. Chi è? Luigi. Luigi chi? Ah, Gino. Chi poteva immaginare dopo tanto tempo? Ma come mai? Ah, certo che sono contenta. Come dici? Se sono libera? Ah, sì, figurati, per te sono sempre libera. Vuoi venire a trovarmi? Come partire? Partire con te? Adesso? Non c'è niente di strano, te l'ho detto. Siccome devo andare a Firenze e mi secca partire solo, allora ho pensato a te. Ma non lo so, 2 o 3 giorni. No, devo decidere subito. Io parto adesso. Vabbè, se vuoi fra 10 minuti passo a prenderti. Ma sei pazzo? Sono tutto in disordine. Come? Così come sono? Ma no, non è possibile. Dammi almeno il tempo di preparare le valigie. Fra 15 minuti passo davanti a casa tua. Se ci sei, bene. Se non ci sei, pazienza, parto solo. Grazie. Ho fatto una sveltezza, non mi hai dato nemmeno il monta, tempo monta, di... Monta, spicciati, su. Sei sposato da poco, hai una moglie bella. E allora perché vieni a cercare me? Senti, è meglio che ci intendiamo subito, eh? Io ti ho proposto di accompagnarmi in questo viaggio, ma non voglio domande. Io non mi interesso dei fatti tuoi, quindi non voglio che tu ti interessi dei miei. Capito? Se ti va, proseguiamo, altrimenti torniamo indietro. Come vuoi tu. Accidenti però, che caratteraccio. Ma mi piaci lo stesso. Mi sei piaciuto appunto per questo. Oh, piove! Thank you.
che ora saremo a Firenze? Ma se non ci fermiamo per mangiare potremo arrivare fra 3 o 4 ore. Ah, bene. Così andiamo a cenare in un locale tanto carino dove si può anche ballare. Io preferirei evitare i locali carini. Non vorrei incontrare qualcuno che mi conosce. Ah, sì, hai ragione, non ci pensavo. Anch'io non ci tengo a essere riconosciuta. Se lo sapesse il mio amico che sono venuta a fare un viaggio con te. E perché? È geloso? No, è ricco. Non vorrei che mi piantasse. Attento! Attento! Madonna santa, ma tu sei tutto insanguinato. Aiuto, aiuto! Non gridare, non gridare. Puoi muoverti? Sì, aspetta. Sì, ecco. Ma dimmi che devo fare. Niente, niente, va via, allontanati. Non voglio che ti trovino qui. Ma tu sei ferito, non posso lasciarti così, hai bisogno d'aiuto. Ecco, si è fermata la macchina. Sta per arrivare gente. Vattene su, sbrigati. Sbrigati, che mi sento mancare. Vattene, la borsa. Porta via la borsa. Che non la trovino qui. Vattene. Presto, vattene. Sì. Vattene. Ma com'è possibile? Un fidanzato che pianta la sua ragazza ferita in mezzo alla strada di notte. Sentite, vi ho chiesto un passaggio, voi me l'avete dato e vi ringrazio. Mi avete chiesto quello che mi è successo, io ve l'ho detto. Se ci credete bene, se non ci credete, per me fa lo stesso. Piuttosto manca molto per arrivare. Beh, una decina di chilometri ancora. Grazie. Le fa molto male? Un po'. Vuole che fermiamo alla prima farmacia? No, no, al primo taxi, mi basta. No, signora. Ma io voglio sapere, voglio avere notizie. Può chiederle al dottore. Ah, ecco, esce adesso. Un'iniezione ogni 2 ore, mi raccomando. Sì. E se è necessario, faccio un'altra trasfusione. Va bene. Scusi, dottore. La signora vorrebbe avere notizie. Le condizioni del ferito sono piuttosto gravi. Ho dovuto operare d'urgenza. Lei è parente? Sono sua moglie. Ah. Se non sorgono complicazioni, può salvarsi. Per avere notizie si rivolga al dottor De Micheli. Buonasera. Guido! Non ho altro da dire, signora. Buonasera. E tu? Quando hai saputo? Subito. Mi hanno telefonato. Quando sono arrivata qui ti stavano già operando. Ma io ero solo? Come solo? Non c'era nessuno con me. Che vuoi dire? Non capisco. Niente, niente. Come sono le condizioni generali del malato? Abbastanza buone. Da qualche giorno è senza febbre. Pressione? Un po' bassa. Riflessi? Piuttosto deboli, quelli degli arti inferiori del tutto negativi. C'era da prevederlo. Professore, al telefono? Sì, vengo.
Sostenga il cuore, insista con le iniezioni. Bisogna evitare che si ripetano i collassi. Sì. Ma scusi, non sarebbe meglio che lo visitasse anche lei? Non è necessario. È sotto la sua sorveglianza, io ho piena fiducia. La ringrazio, ma credo che sarebbe preferibile. Dopo l'operazione lei non l'ha più visto. Quello che c'era da fare è stato fatto. Ormai non resta che aspettare il normale decorso post-operatorio. Ma anche lui ha chiesto più volte... Che cosa le ha chiesto? Di vederla, di parlarle. Lei sa come sono i malati. Vogliono sapere, conoscere le loro vere condizioni. E lei cosa gli ha detto? Nulla di preciso. Ho accennato vagamente a una lunga convalescenza. Ha fatto bene. Bisogna sostenere il morale dell'infermo. Appunto per questo sarebbe meglio che lei gli parlasse. Le ripeto che è inutile. Io non potrei che dirgli le stesse cose. Ma dette da lei assumerebbero un altro valore. Mi scusi, dottore, se insisto. Ma lei di solito i suoi malati li segue con tanta assiduità. E invece in questo caso... Va bene, va bene. Verrà? Verrò a vederlo. Quando? Non so, appena mi sarà possibile. Va bene. Come si sente? Meglio. Lei è il chirurgo che mi ha operato, è vero? Sì. Era molto che aspettavo di vederla. Perché? Mi hanno detto che debbo la sua bravura, se sono ancora vivo. Io non ho alcun merito. Non so però se debbo ringraziarla di avermi salvata la vita. Avrei preferito morire piuttosto che rimanere inchiodato su una... Chi le ha detto questo? Nessuno. Lo capisco. Non si può dire ancora niente. Elena, vieni, vieni. Vieni avanti. Arrivi giusto in tempo. Signora. Immagino che desideri sapere che cosa mi stava dicendo il dottore. Il dottor Guido Aureli. Ma sì, certo. Cercava di consolarmi con delle pietose bugie. Non ho l'abitudine di illudere i malati. Dicevo che pur essendo gravi le sue condizioni, non escludo che col tempo lei possa riacquistare la pienezza dei suoi movimenti. Hai sentito, Elena? È appunto quello che dicevo anch'io. Già, infatti, quello che dicevi anche tu. Un accordo perfetto. Lo stesso ottimismo... Le stesse parole. Gliela suggerite lei, dottore? Io? Non ho mai avuto occasione di incontrare la signora. Strano. Eppure mia moglie è stata sempre qui. Tutti i giorni. Dalla mattina alla sera. Ha passato anche delle notti ad assistermi. Una moglie esemplare. Ammirevole, vero? È vero, dottore? Sì, certo. Mi dispiace di non potermi trattenere. Tornerò a visitarla appena mi sarà possibile. No, dottore, aspetti. Abbiamo ancora qualche cosa da dirci. Che cosa? È la prima volta che ci capita di trovarci tutte e tre insieme. Un caso abbastanza buffo, non è vero? Cosa vuol dire? Non capisco. Ma sì, dottore. Lei mi capisce benissimo. Crede che non sappia quello che c'è stato fra lei e mia moglie? Luigi! Ma via, finiamola con questa ridicola commedia. È inutile che voi fingiate di non conoscervi, che evitiate persino di guardarvi. No, non dovete preoccuparvi voi per me. Tanto oramai io sono un uomo finito. Non faccio più paura a nessuno io. Neanche a voi. Non è vero, dottore? Non dimentichi che fra me e lei non esiste che un rapporto. Lei è un malato e io sono il medico. Tutto il resto... Ah, non conta, è vero? Allora, lei non mi serve rancore per quello che ho fatto. Elena, no. Ah, Elena, no. Non mi ha perdonato. Lei mi ha sempre odiato. Mi odia ancora. Beh, non sei contenta adesso? Che cosa potevi desiderare di più? Che fossi morto? Volevi forse una vendetta migliore, vedermi qui, immobilizzato, e goderti la mia lenta agonia. Ma che dici, Luigi? E allora con i miei soldi le ho salvato il padre dalla galera e l'ho sposata. E adesso lei, dottore, con la sua bravura mi dà il colpo di grazia. Avanti, su, sono nelle sue mani. Non è difficile per lei trovare il modo. Su, si decida. Finalmente voi siete liberi.
Liberi! Su, avanti! Che cosa aspettate? Ammazzatemi! Ammazzatemi! Su, ammazzatemi! Chiami l'infermiera, presto. Dire che resti qui. Non importa. Come sta? Ormai la crisi è superata, ma è necessario che stia tranquillo, che non veda nessuno. Il sacrificio per tuo padre. Se avevi bisogno, perché non ti sei rivolta a me? Sarebbe stato inutile. Lui solo poteva. Ho dovuto accettare le sue condizioni. Sacrificare me, te, il nostro amore. Perché mi hai mentito? Perché non mi hai detto la verità? Non potevo. Tu mi avresti impedito di accettare. Ho preferito affrontare il tuo rancore. Il tuo disprezzo. Non volevo che tu mi pensassi, che tu soffrissi per me, così. Così forse non mi avresti rimpianto, mi avresti dimenticata per sempre. No, Elena, non ti ho mai dimenticato. È stato un colpo terribile. Mi è parso che tutto crollasse intorno a me, che non valesse nemmeno più la pena di vivere. Avrei voluto dimenticarti, avrei voluto persino odiarti, ma non potevo. Tutto mi ricordava i nostri giorni felici, il nostro amore perduto. E ora, dopo tanti anni ci ritroviamo, tristi, delusi, stanchi di una vita che ci pesa, tu legata a un uomo che non ami e io, tristito, inaridito nella mia solitudine. Due vite distrutte, due vite perdute. Perdonami, Guido, la colpa è mia, ma cerca di comprendermi. Non potevo fare altro. Speravo, pensavo che questo mio sacrificio avrebbe pesato solo su di me. Sapevo di darti un dolore, ma ero sicura che con il tempo... No, il tempo non può far nulla. Il tempo non può distruggere l'amore. Io ti amo adesso come ti amavo prima, come ti ho sempre amato. E anche tu mi ami. No, Guido, non voglio. Io sono legata a quell'uomo. E qualunque sia la sua colpa, non posso mancare ai miei doveri. E poi ora è malato. Ha bisogno di me. È malato, già. Ha bisogno di te e di me. E questa è l'ironia del destino. È un infermo al quale io devo salvare la vita, anche se ho l'odio, anche se... Guido! Ti spaventano le mie parole? Ma è questa la realtà. Né tu né io potremo più liberarci da questo pensiero atroce. No, Guido, non parlarmi così. Non dirmi più nulla. Solo questo ti chiedo. Non dirmi più nulla. Va via. Elena. Va via. Va via. Come? L'hanno riportato a casa già da una settimana? Sì, forse anche più. Ma allora sta meglio. No, signora, è che non era più necessario che restasse ancora qui. Data la scarsezza degli ambienti, siamo costretti a limitare la degenza degli infermi al periodo strettamente indispensabile. Buongiorno, dottore. Scusi, buongiorno.
Prego. Scusi un momento, signora, torno subito. Ha telefonato nessuno? No, dottore. Chi è quella donna? Ma non so, è venuta a chiedere informazioni di Moretti, quello con le gambe paralizzate. È un tipo curioso. Prima ha chiesto se non c'era la moglie, poi ha fatto un sacco di domande. È una parente? Così ha detto. Si rivolga in direzione, noi non siamo tenuti a dare informazioni. Sì, dottore. Le mando De Micheli, dottore. Grazie. Se vuol sapere di più, scenda al primo piano, si rivolga in direzione. Ah, ho capito. Va bene, passerò in direzione. Grazie tanto. Prego. Non è più all'ospedale. E dov'è? A casa sua. C'era da immaginarselo. Se era difficile vederlo qui per via della moglie, a casa peggio che mai. Ti conviene aspettare? Aspettare quanto? Nelle condizioni in cui è ridotto ci vorranno mesi prima che guarisca. E io dei soldi ho bisogno subito. Non posso farne a meno. Perché non proviamo a scrivergli? Ma no, la prima a leggere la lettera sarebbe la moglie, poi certi argomenti è meglio trattarli a voi. Non posso mica presentarmi a casa sua. No, vado io. Sono il tuo avvocato, gli parlo a nome tuo. Ah sì, bravo. Telefona per chiedere un appuntamento. Ma no, mi direbbero che è ammalato e che non può ricevermi. È meglio che mi presenti così, d'improvviso. Quando ci vai? Anche subito. Devo proprio chiedere quella cifra? Ma sì, certo, non eravamo d'accordo. Boh, io ho paura che spari troppo grosso. Non ti preoccupare, è ricco, può pagare. Del resto è anche interesse tuo, no? Più prendo io, più prendi tu. Vabbè. Prego. Il signore ha insistito per parlare con te personalmente. Pare che si tratti dell'assicurazione. Ma perché? L'assicurazione non vuol pagare i danni dell'incidente? Sempre così, eh? Prima tante chiacchiere e poi... Scusi, lei ha fatto una regolare denuncia? Sì, certo. Lei ha chiesto un indennizzo per la distruzione della macchina e per i danni personali subiti da lei. Precisamente. E niente altro? Come niente altro? Ecco, appunto, io sono qui per accordarmi con lei per eventuali altri danni che non sono stati denunziati. Lei comprende, senza dubbio. Adesso, amore, vieni a far merenda. Porta anche lei? No, tesoro, lo lasciamo dormire. Lei comprende, vero? Sì, 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 sì. Prego, ti metta a sedere. Si accomodi, su, si accomodi. Si tratta di Clara, vero? Sì. La signorina si è sempre tenuta informata sul suo stato di salute. Avrebbe voluto venire a vederla all'ospedale, ma è stata trattenuta dal timore che la sua presenza potesse essere notata. Va bene, e allora quanto vuole? Tenga presente che se non fosse stata nascosta la sua presenza sulla macchina, l'assicurazione avrebbe dovuto provvedere ad indennizzarla. Logicamente lei dovrà sostituirsi all'assicurazione per il risarcimento del danno. Ma sì, è inteso. Pagherò. In che cosa consiste questo danno? Quanto lo valuta? Su, avanti, mi dica la cifra, via. Qui sono annotate le spese incontrate dalla signorina per le cure che ha dovuto subire. Poi c'è anche l'indennizzo della compagnia d'assicurazione più un'ulteriore somma a titolo, non saprei come dire, di riconoscimento, di gratitudine per il segreto. Spero che lei vorrà ammettere... Sì, sì, ammetto tutto, ma mi dica la cifra, via. Ecco. Ma è pazza. La cifra può sembrare forse eccessiva, capisco che lei ne sia impressionato, ma considerando le circostanze e la particolare situazione... Non mi resta che subire il ricatto. È questo che lei vuol dire, vero? Non si tratta di un ricatto. Ah, no? E allora come lo chiama, scusi? Ah, sa fare bene i suoi affari la sua cliente. Approfitta dell'occasione per tentare un gran colpo. Ma sbaglia, sa? Io non sono tipo da lasciarmi intimidire. Mi conosce poco la signorina. Le sue minacce non mi fanno paura. Come devo interpretare le sue parole, signor Moretti? Come un rifiuto? Naturalmente. Io sono pronto a risarcirla per i danni subiti e sono anche pronto a dimostrarle con una certa larghezza la mia gratitudine per la sua complicità, ma entro limiti ragionevoli, anzi, per essere più precisi, onesti. E quali sarebbero questi limiti? La decima parte di quello che lei mi chiede. È poco. E anche troppo. Se lei è autorizzato a concludere, io sono anche pronto a pagare subito. No, io devo riferire, ma non credo che accetterà. Ah, no? E allora dica alla sua cliente che non si faccia illusioni. Io non le darò un centesimo di più. Va bene, riferirò. E stia attenta, perché se non si conclude subito io potrei anche cambiare idea e pentirmi. Come cambiare idea? Aumentare l'offerta.
No, ritirarla. È un'eventualità assai probabile. Riferirò alla mia cliente. Sarà bene, tuttavia, che lei consideri anche le altre eventualità. Io credo che non abbiamo altro da dirci. Maria! Qualora lei desiderasse conferire con me o con la mia cliente, basterà un colpo di telefono. Su quel foglietto c'è il mio numero, quello della signorina. Lei lo conosce? Ecco, per lei, dottore. Grazie. Oh, mi rallegro. Grazie. Ne ero già informato, ma non credevo fosse così imminente. Immagino che sarà molto soddisfatto. Sì, sì, certamente. Mi sostituisca nelle visite, per favore. Sì, senz'altro. Pronto? 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 Lo sai? Sei nervosa stasera? Io? No. Non è divertente la mia compagnia, vero? Ma no, che c'entra? Sempre chiusa in casa dalla mattina alla sera. Puoi avere desiderio di uscire, di prendere un po' d'aria. Ti ringrazio, ma non ho questo desiderio. È così che intendi tenermi compagnia, puoi farne anche a meno. Sei nervoso tu, mi sembra. Può darsi. E sai perché? Per colpa tua. Già. Per colpa mia. Sì, tua. Tu mi hai fatto sempre pesare troppo questo tuo spirito di sacrificio. Sei sempre la povera vittima, tu. Ma prima, quando non ne potevo più, aprivo la porta e me ne andavo. E allora potevo anche respirare altra aria. Adesso no. Adesso io sono inchiodato qui... E me la devo sorbire tutta la tua abnegazione. Non c'è via di scampo. Non ricominciare. Non parlarmi così come se fossi un bambino. Mi irriti ancora di più. Lo vuoi capire? Mi esasperi, capisci? Mi esasperi, mi esasperi. Non voglio niente io da te. Vattene, vattene! Hai ragione tu. Tutti alle volte possono avere il bisogno di essere soli. Ma non pensavo che la mia compagnia potesse pesarti a tal punto. Ti lascio solo. La bambina è già a dormire. Se ti occorre qualcosa puoi telefonarmi a casa di Matilde. Passo da lei un momento. Tornerò quando sarai più calmo. Elena! Elena! Guido! È tutto il giorno che ti telefono, non sono riuscito a parlarti. Ho sperato che tu uscissi, ti ho aspettato. Stavo per andarmene adesso. Ti avrei scritto. Parto, Elena. Ma non volevo andare via senza vederti un'ultima volta. Parti? Sì, ho tante cose da dirti.
Devi andare subito a casa, tu? No, non subito. Meglio così. Vieni, ho la macchina qui. Pronto? Chi parla? Sì, sì, sono io. Ah, tu? Sì, sì, dimmi, dimmi. Ho parlato con quel tuo incaricato. Mi ha detto quali sono le tue pretese. No, no, è meglio che ci vediamo. Preferisco liquidare subito queste faccende. Sì, sì, anche adesso. Mia moglie non c'è. Manderò a letto la cameriera. No, no, non ti vedrà nessuno. Non era possibile continuare così. Saperti vicina e non poterti vedere. Era un tormento troppo grande. Guido. Ho cercato una soluzione qualsiasi e l'ho trovata. Vado in America del Sud a dirigere un ospedale dell'interno. Mi imbarco domani a Genova. Ma non è solo per questo che ho voluto vederti. Elena, parti con me. No, no, non posso. Non posso. Perché non vuoi? Che cosa te lo impedisce? Che cosa ti trattiene presso quell'uomo? Gratitudine, affetto? No. E allora che cosa? Non lo so, ma sento che è mio dovere restare vicino a lui. Mi ha fatto del male, è vero. Ha distrutto la mia vita. Ma ora che è debole, malato, provo una grande pietà per lui. Pietà per lui? E per me no. Per me che soffro ancora perché ancora ti amo come allora, forse più di allora. Pietà. E lui ha avuto pietà di noi quando ti ha costretto a lasciarmi? Perché, Guido, perché vuoi ancora... Ma lasciami dire. Tu non hai nessun dovere verso quell'uomo. Ha speculato sul tuo affetto di figlia per averti. Ed ora specula sulla tua pietà per non perderti. Prima aveva la prepotenza della sua forza, adesso ha la vigliaccheria della sua debolezza. Non merita nessuna compassione e tu vorresti sacrificarti ancora per lui. È mio marito. No. Non l'hai sposato liberamente. È un legame privo di valore, hai subito un'imposizione. Se la legge degli uomini lo riconosce, la legge di Dio non può ammetterlo. Innanzi alla tua coscienza tu sei libera. È il padre della mia bambina. La tua bambina? Ma io non ti chiedo di lasciarla. La porterai con te e io la accoglierò come se fosse una figlia mia. Te lo prometto. Non posso. È proprio per lei che devo restare. Io non penso a me. Penso solo al mio dovere di madre. Dovrei arrossire, vergognarmi davanti a lei. E come giustificare la mia colpa? Distruggere il suo affetto di figlia? E con quale diritto? No, non posso. Non posso, Guido. Ho fatto presto. Parla piano. Hai trovato il cancello aperto? Sì. Ricordati di chiuderlo, quando vai via. Sì. Ti ha visto qualcuno? No, nessuno. Va bene. Chiudi la porta. Anche l'altra. A chiave. Sei stato gentile a farmi venire a casa tua. Desideravo tanto vederti. Non ti dico che pena ho provato quando ho saputo... Chi è quel cialtrone che mi hai mandato? Cialtrone? Ma che dici? È un avvocato, una bravissima persona. Senti, Luigi, non vorrei che tu pensassi... Non preoccuparti di quello che penso io. Beh, su, avanti, sbrighiamoci. Ti ha detto qual è la mia offerta? Sì, me l'ha detto, ma non credere che io voglia approfittare della tua disgrazia. Se sapessi cosa ho passato quella notte. Siamo d'accordo, vero? No, è troppo poco. Aggiungi qualche cosa. Ho tanto bisogno di denaro, non ho più nessuno. Davvero? Sì, e per colpa tua. Per colpa tua. Basta con queste storie, prendi il denaro e vattene. Non puoi trattarmi così. M'hai rovinata tu, capisci? Guarda come m'hai rovinata, guarda.
Adesso ho bisogno del tuo denaro. L'operazione costa cara. Devi darmene di più, di più. Devo tornare come prima, bella come prima. Non puoi abbandonarmi così, altrimenti rovino anche te, capisci? Basta! Fai quello che vuoi, ma vattene! Vattene! Dammi da bere. La bottiglia là sulla tavola. Ti senti male? No, è passata. 5 gocce, solo 5 gocce. Basta. Ho i nervi fatti a pezzi. Che cos'è? È un sonnifero. Quando ho di queste crisi, mi serve per calmarmi. Chi è? Sta ferma, zitta. Chi è? Chi è? Sono io, papà. Mi fai entrare? Torna a letto, Anna. Dormi, su, dormi. Voglio vedere la mamma. Aprimi, papà, aprimi. La mamma non può venire adesso. Sta parlando con me. Avanti, obbedisci a papà, Anna. Torna a letto, dormi. Perché non mi fai entrare? Obbedisci a papà, ho detto. Aprimi, voglio dire una cosa alla mamma. La mamma non può venire. Sta parlando con me. Papà! Via, non fare i capricci, Anna. Mamma, t'aspetto. Ecco, sì, brava. Torna a letto, eh? Ecco, prendi e vattene. Tieni, devi accontentarti. È il massimo che posso darti. Le mie condizioni non sono più quelle di una volta. Va bene. Come vuoi tu. Hai tanta fretta di mandarmi via? Sì. Permetti che conti. Ma perché non ti fidi? Avanti, conta pure. Basta che ti spicci. Voglio andare a vedere che cosa fa la bambina. Beh, hai finito? Quasi. Su, presto, sbrigati, avanti. Ho finito. Brava, adesso vattene. Via, levati dai piedi. Non vuoi darmi nemmeno il tempo di ringraziarti? Non ho bisogno dei tuoi ringraziamenti. Avanti, vieni, ti accompagno, su. Non occorre, conosco la strada. Va piano ad aprire e chiudere la porta. Sta tranquillo. Va.
Ti prego, ferma qui. E così? Non ci vedremo mai più? No, Guido. Forse è meglio. Se tu fossi rimasto, avremmo continuato a tormentarci inutilmente, senza speranza. Ma io non posso. Non posso lasciarti così. Addio, Guido. Elena. Buona fortuna. Signor commissario, se lei vuol far analizzare il liquido, ma per me non ci sono dubbi, si tratta di avvelenamento da barbiturici. A quanto tempo dovrebbe risalire la morte, secondo lei? Oh, poco più di 2 ore fa, al massimo 3 ore. Quasi mezzanotte e mezza, perciò la morte dovrebbe essere avvenuta verso le 10. Sì, pressa poco, sì. Cosa dice la moglie? Ah, niente, non sa niente. Non era in casa. Quando è tornata l'ha trovato già morto. Ma tutto fa supporre che si tratti di suicidio. È quello che penso anch'io. Devo scrivere un verbale per la rimozione del cadavere? Sì, sì, la prego, dottore. Mi scusi, signora, ma devo rivolgerle ancora qualche domanda. Mi dica. Quando lei è uscita, non ha notato niente di particolare in suo marito? No, niente. Leggeva i giornali ascoltando la radio, come faceva tutte le sere. E in casa chi c'era? Mia figlia e la cameriera. E lei non ha sentito, non ha notato niente di particolare? No, niente. Io ero andata a dormire. Quando? Appena è uscita la signora. Volevo aspettare, ma il signore ha insistito perché andassi a dormire. Ha insistito? Sì, era molto nervoso. Ma ha ordinato di salire subito in camera mia e di non uscire per nessuna ragione. Proprio così le ha detto? Sì, proprio così. E non le è sembrato strano quell'ordine? Sì, ma quando il signore diceva una cosa, bisognava ubbidire, allora io sono salita. Dov'è la sua camera? Su, nel solaio. Va bene, grazie. È chiaro che voleva star solo. Signora, mi scusi, lei ha notato mai in suo marito l'intenzione di... Sì, insomma, propositi suicidi? Sì, nei primi tempi, quando ha avuto la certezza di rimanere paralizzato. Allora è stato preso da una grande disperazione. Qualche volta ha detto che avrebbe preferito morire. E malgrado questi precedenti, gli avete lasciato a disposizione un medicamento così pericoloso? Ma come potevo pensare io? Già. Nina. Mammina. Ninuccia mia. Adesso torna a dormire, La sua bambina, signora? Sì. Carina. Maria, per favore, rimettila a letto. Un momento, prego. Dove dorme la piccola? Di là. La bambina era già a letto quando lei è uscita? Sì. Tutte le sere la mettiamo a dormire alle 8:30. E tu hai dormito sempre, piccina. Non hai sentito nulla. Ho sentito la mamma che gridava. Ah. Mi hai sentito gridare? Ma cosa dici? Sì, mammina. Eri di là con papà. Io volevo entrare, ma ho trovato la porta chiusa
E papà mi ha detto di tornare a letto perché doveva parlare con te. Ma non è possibile, non... La prego, signora, lasci che domandi io. Vieni qua, cara, vieni qua. Ripeti quello che hai detto. Ma io... No, no, non aver paura, di pure. Anche la mamma vuole che tu risponda. Vero, signora? Sì, sì. Dunque, tu hai inteso la mamma che gridava col papà. Dove? Di là? Eh? Sì? Sì. E che cosa ti ha detto il papà? Cerca di ricordarlo bene. Mi ha detto di tornare a letto perché doveva parlare con la mamma. Ma è assurdo. La prego, signora. Porti di là la bambina. Mamma, mammina! Ninuccia. La prego, signora. Vada. Date le nuove circostanze, io devo pregare la signora di restare a nostra disposizione. Mia figlia si è sbagliata. Che importanza possono avere le parole di una bambina? Oh, moltissima importanza. È la voce di un innocente. In questo caso particolare, poi, è un elemento di cui noi dobbiamo tenere il massimo conto. Ma io le giuro che non ero in casa. Glielo giuro che non ero in casa. Perché non vuole credermi? Ma io non chiedo di meglio, signora. Ma perché lei non vuole dirmi dove è andata? Perché non mi vuole dare la prova esatta di queste sue affermazioni? Avanti, dunque, parli! Perché è uscita? Dov'è andata? Ho già risposto. Terrà perlomeno che è molto strano che una signora esca di notte sola e passeggi per oltre 2 ore. È inutile che continui ancora a tormentarmi con queste domande. Le giuro che ieri sera non ero in casa. Questa è la verità. Non posso dirle altro. Che resti qui a disposizione. Prego, signora, si accomodi. Si accomodi. E mia figlia? Dov'è mia figlia? Sarà rinchiusa in un istituto. Stia tranquilla. Voglio vederla. Voglio vederla. Con quale diritto vi togliete mia figlia? Si calmi, signora. Si calmi. Ci sarebbe il modo per rivederla subito. Mi dica, quale... Aiutarci, avere piena fiducia in noi, riferire ogni particolare, dirci tutta la verità. Allora soltanto la lascerò libera e potrà correre da sua figlia. Avanti, su, parli! Le ho già detto tutto. No, non ha detto tutto. Sì, sì, ve lo giuro. No. Se non era in casa, dove stava? Mi sono incontrata con il dottor Aureli, un chirurgo. Il nome? Guido. Prego, si segga. Una sigaretta? No, grazie. Elena, ho saputo soltanto adesso. Fatti coraggio. Non partirò più. Stavo dicendo al commissario... Ma prego, che... prego, mi permetta. Si accomodi. Grazie. Dunque, signora, il dottor Aureli mi ha confermato di averla incontrata ieri sera, di averla lasciata circa 2 ore dopo e che voleva salutarla perché parte. Beh, fin qui tutto è regolare. Ma anche lui non mi ha saputo spiegare perché lei, in un primo momento, ha taciuto di averlo incontrato. Non volevo che avesse delle noie. Già, è molto bello da parte sua. E poi... non ho detto una cosa per un'altra. Ho taciuto un particolare che ritenevo insignificante. Appunto. Il dottore qua mi ha anche detto come vi siete conosciuti. Sì, gli ho detto... La prego! Dunque, vuol dirmi anche lei? Eravamo fidanzati, anni fa. Ecco. Questo lei, dottore, non me l'aveva detto. Ma che importanza può avere? Molta importanza! Ma allora, me lo dica chiaramente. Lei pensa che io... Orribile, orribile. Guido, tu almeno non lo crederai. Ma no, Elena, no. Signora, è sua figlia stessa che l'accusa. E io devo credere più alla rivelazione spontanea di una bambina che alle dichiarazioni ben calcolate di un ex fidanzato.
che è successo? Ieri sera sei stata da quello là? Sì. Ah, sei venuta a prendere la tua parte? Accidenti, che fretta. Ti sei messa in un bel pasticcio. Ma che cosa dici? Guarda. No. Non volevo. Non volevo. M'ho detto che era un sonnifero. Pensavo che si addormentasse. Non potevo accontentarmi della miseria che m'offriva. E non sono nemmeno una ladra, perché a quel denaro avevo diritto. Non sono un'assassina! Non sono un'assassina! Sta zitta, stupida! Non perdere la testa. È proprio il momento. Ha visto nessuno quando sei entrata? No. E quando sei uscita? Nemmeno. Meglio così. I soldi dove sono? Di là. Bene. Dio. Dio, Dio! Faremo indagini e se sarà necessario ci sostituiremo alla polizia. Ma se un colpevole c'è, verrà fuori parola mia. Intanto, per essere più sicuri, ricominceremo da capo e precisamente dalla figlia. La figlia è l'unico testimone contro e la mamma è in carcere per colpa sua. La piccina non sa di essere stata involontariamente la causa della rovina della mamma. Oh, santo cielo! Anna! Oh, perché piangi? I signori sono venuti a dirti che la mamma sta bene e ti manda tanti baci. Non è vero, la mamma sta in carcere e per colpa mia, l'ho sentito. Non piangere, piccola. La mamma tra poco sarà con te, siamo qui per questo. Anzi, vedi, se tu ricordassi bene quello che hai sentito e hai visto... Quella sera che papà era nello studio. E chissà che la mamma non possa venire anche prima da te, eh? Dunque, cerca di ricordare. Non parlasti col tuo papà quella sera? Sì, ma non ho visto niente. E non entrasti nella camera? No, era chiusa la porta. E perché non l'hai aperta? Era chiusa a chiave. Il babbo chiudeva sempre a chiave la porta? No, mai. E la mamma? Cosa ti disse la mamma? Niente, la chiamai, non mi rispose. Papà mi disse di andare a letto. Ditelo alla mamma che io gli voglio sempre bene. Sì, cara, glielo diremo. Aspetti per mangiare. Dobbiamo lavare le scodelle. Prendetela voi, grazie. Così anche oggi resti digiuna, eh? Non mi va. Come le tue compagne sono brave. Non fare la cattiva. Io non sono cattiva. Non sono cattiva. No, no, non piangere, non piangere. Vieni, prendi il cucchiaio. Mangia. Così. Ecco. Brava. Brava. Attenda un momento, prego. Scusi, lei non è parente di Luigi Moretti? Io? No. Mi sembrava. Ricordo che lei o una signora che le assomigliava venne qui quando i Moretti fu operato. Lei sbaglia. Io non conosco nessun Moretti. Mi scusi. Prego, prego. Dove è andata? Ma non so. Cercate la signora che era qui? Sì. Sapete chi è? Non so, la cura, il professore De Roberto per una plastica facciale. Grazie.
Si è ferita al viso in un incidente d'auto. Almeno così mi ha detto lei. In un incidente d'auto, hai detto? Sì. Quando? Ah, non lo so. Non mi ha voluto dire i particolari. È stata sempre molto generica nelle dichiarazioni. È una ragazza un po' strana. Ah, sì? E perché? Così. Quella ferita di cui non voleva spiegare il motivo. Tutto il suo modo di fare piuttosto misterioso. Quando è che deve tornare da te? Sabato. Ma a te cosa importa? Mi interessa. È sempre una bella donna, eh? Sì. È una bella donna. Pronto? Ah, sì. Senti, anche oggi sono stata seguita. Era lo stesso di ieri. Eh sì, mi sembra di averlo riconosciuto. È quel medico che all'ospedale mi ha chiesto se ero parente di Moretti. Ho paura. Vieni qui subito. Quel viso, quella voce. Basta una coincidenza per fare delle accuse. Io non faccio accuse, ma se dobbiamo fare delle indagini per nostro conto, come tu stessa hai detto, bisogna tentare tutte le strade. Bisogna prendere in esame i particolari, anche i più insignificanti. E piano piano trovare quegli elementi che possono portare alla scoperta della verità. Ah, già. Tu non sei convinto dell'innocenza di Elena. Te lo leggo negli occhi. Ma no, è soltanto nel tuo interesse. E in quello della persona che ho preso a difendere, che io devo essere obiettivo. Obiettivo, sì, ma non incredulo per partito preso. C'è una donna che prima viene all'ospedale per informarsi della salute di un uomo. Poi, quando io le ricordo questo particolare, nega tutto, persino ad averlo mai conosciuto. Perché? Per quale motivo nega? E va bene. Come hai detto che si chiama? Ecco, è tutto scritto qui, nome e indirizzo. Da qua, tu non devi giocare con noi. È vero? Sì, è vero. Noi siamo buoni e noi vogliamo bene alla nostra mamma. Anch'io. È per colpa tua sei in carcere. Non è vero, non è vero. Bugiarda, sei anche bugiarda. Cattiva, bugiarda. Sei proprio una bugiarda, cattiva, bugiarda. Sì, sei anche bugiarda. Cattiva, bugiarda. La suora, scappiamo. Anna, cosa hai fatto? Cosa hai? Dimmi, cosa ti è successo? Non sono cattiva, io non sono cattiva. Anch'io voglio bene alla mia mamma. Ma certo, cara, chi ha detto il contrario? Loro. Ma non dar retta, non sanno quello che dicono. Cosa c'è? Ma non so. Forse è un po' di febbre. Ascolta, tu ti senti male? Venite sì. Con me. La febbre aumenta. Povera piccina, cosa possiamo fare? Dovrebbe rivedere sua madre. Questo solo potrebbe salvarla. E com'è possibile? Datemi pure della pazza, ma fossi in voi non perderei un minuto. Mi rivolgerei al direttore del carcere, voi lo conoscete. Ma avete sempre parlato di lui come di un uomo comprensivo, buono. Sì, sì, ma... Ma, mammina... C'è Elena Moretti. Che c'entra Elena Moretti? Perché l'hai chiamata? Mi hanno detto che la volevano in parlatorio. Ma no, ma non hai capito niente. Hanno telefonato al direttore perché la figlia della Moretti è malata grave. Ma il direttore non ci può fare niente. Anna! Anna! Figlia mia! Voglio vedere mia figlia! No, la mia creatura! Stai calma! Voglio vederla! Ma stai calma! Voglio vederla! Calma. Voglio vederla! Calma! Su, andiamo! Voglio andare con mia figlia! Lasciatemi! Voglio vedere la mia creatura! Linuccia! Linuccia! Calmati ora. Domattina ti metterai al rapporto e saprai qualcosa. Aprite! Voglio uscire! Voglio andare da mia figlia! Apritemi! Apritemi! Ma se fai così è peggio. Vuoi finire in cella di rigore?
Il male della bambina sta tutto nel sentirsi colpevole verso la madre. Anche lei crede a queste storie moderne dei medici? Se la bambina ha un attacco di febbre si cura per quello che ha e basta. No, no. Abbiamo provato, commendatore. Non è servito a nulla. Cavaliere. Sì, commendatore. Quella bambina ha bisogno della madre, di sentire almeno la sua voce, il calore di un suo abbraccio. È come se io venissi a chiederle una medicina miracolosa per una creaturina che altrimenti muore. Ma insomma, madre, lei dimentica che io ho dei regolamenti da rispettare, dei doveri. Vabbè, farò venire la detenuta nel mio ufficio e intanto telefonerò al giudice istruttore per il biglietto di colloquio. Lei porti la bambina. La bambina è già qui. Ah. E se io non avessi acconsentito? Ci siamo affidate alla divina provvidenza e come vede non ci siamo sbagliate. Allora, tutto bene? Dio sia lodato. Dormi? No. Nina! Ninuccia mia! Ninuccia! Bambina mia, guardami! Guarda, è la tua mamma! È la tua mammina, sai? Mammina, sei tu? Oh, sì, tesoro mio. E adesso starò sempre, sempre, sempre con te. Via, calmati, figliola, altrimenti sarebbe peggio. Su, calmati. È da tanto tempo che desideravo questo momento. Non mi sembra vero. Ditemi che non è un sogno. Vedi? Lo vedi? La tua mamma ti vuole sempre bene e tu non le hai fatto nulla di male. Ma che significa? È la sua idea fissa. Teme che tu non le voglia più bene perché pensa che è per causa sua che tu sei qui. È vero che non mi vuoi più bene, mammina? Piccola mia, ma come ti viene in mente? Amore mio, ma come puoi pensarlo? Io sono la tua mamma e ti voglio tanto, ma tanto bene. Allora non sono cattiva. Tu cattiva, tesoro? Ma tu sei un angelo, il mio angioletto. Abbracciami, mammina. Ah, sì, sì, così. Resti con me oggi. No, oggi non posso, tesoro. Verrò domani a prenderti. E staremo sempre, sempre insieme. A casa nostra, per sempre. Sì, sì, a casa nostra. Ecco, così potremo mettere a dormire la bambola. Sì, amore, tesoro mio, sì. Io ti ho aiutato finché ho potuto. Ma se ti scoprono, non voglio essere complice in una faccenda di cui tu sola sei la responsabile, no, ricordalo. Non lasciarmi solo, ho tanta paura, non lasciarmi solo, non andartene. E levati di torno. Desiderano? Polizia. No, no, io non c'entro. No, no, io non c'entro. È stata lei, lei è stata. Stia fermo. Lasciatemi, lasciatemi, è stata lei. Ah, tu non sei... Niente, no, ve lo giuro. Lei è stata, lei. Ah, sei qui tu. Sta meglio, vero? Dormi. È già qualcosa. Da tre notti non chiudeva più occhio. Ma quando si sveglierà? Quando si accorgerà che non sono più vicino a lei? Che sarà? Il colloquio è finito. No. Non potete togliermela. Non potete portarla via. Morirà se la portate via. Non posso lasciarla. Non posso. Non lasciarmi, mamma. Non lasciarmi, mammina. Sto male. Tanto male. No, amore. No, amore, non ti lascerò. Ditelo. Parlate con qualcuno. Ma cosa dici, figliola? È già un miracolo se siamo riuscite ad ottenere... Mamma, non mi lasciare no. più. No, non ci dividerete. Non ci dividerete. Non mi toglierete mia figlia. Ma cosa dici? Ragiona, figliola. Ma voi volete ucciderla. Volete ucciderla. Se deve morire, moriremo insieme. Ma cosa dici? Non ci separerete più. Ma cosa? No, non ci separerete più. Ferma, bambina.
avvicinate! Non mi avvicinate, faccio una pazzia! No! Lasciate che ne parli io! Non vi muovete! Ascoltami! Ascoltami, figliola! Ritorna in te! Desiderano. Vogliamo parlare d'urgenza col direttore. Sono l'avvocato della signora Moretti. No! No! Elena! Dammi la bambina, sei sfinita. No. Lasciala su. Da un momento, io sono il direttore qua. Appunto per questo stia zitto. Se non è successo un guai, è stato un vero miracolo. Eh già. Avevo ragione io di non dare il permesso. E lei aveva previsto anche questo. I miracoli non si prevedono, si aspettano. Non lasciarmi più, Guido. No, Elena. Con tutto il mio amore, ti aiuterò a dimenticare tutto quello che hai sofferto. E ora pensa solo al nostro avvenire, alla nostra felicità. Sì, Guido.